Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video, stavolta su League of Legends, che per motivi di pigrizia chiamerò semplicemente LOL. Questo vuole essere un video di introduzione dove cercherò di spiegarvi brevemente come funziona il gioco e com'è strutturato. League of Legends è un RTS game che sta per Real Time Strategy Game, ovvero gioco di strategia in tempo reale, sviluppato dalla Riot Games. L'avventura di ogni singolo giocatore su LOL è suddivisa in tre principali fasi. La prima è quella dal livello 1 al livello 30 del proprio evocatore. La seconda è la fase di qualificazione, nonché la più corta, che serve a posizionare ogni evocatore all'interno di una lega adeguata alla propria bravura. E la terza, che è anche la fase più lunga, ovvero la fase di scalata delle classifiche, durante la quale si cercherà di scalare le classifiche di ogni singola lega per arrivare a quella successiva. Ma cosa sono le leghe? Le leghe sono il sistema di classifica di LoL. Esistono le seguenti leghe: bronzo, silver, oro, platino, diamante e challenger, in ordine dal peggiore alla migliore lega. Alla fine delle partite di classificazione, che sono 10 partite classificate, verremo collocati in una lega adatta alle nostre capacità, in base alle vittorie e agli avversari sfidati. Da quel momento si potranno accumulare punti giocando partite classificate per passare prima da un livello di lega all'altro e poi da una lega all'altra. Si deve infatti scalare anche all'interno della lega stessa. Ogni lega, ad eccezione di Challenger, è suddivisa in 5 livelli, ad esempio Silver 5, Silver 4, 3, 2 e 1, in ordine sempre dal peggiore al migliore. Come si fa a scalare una lega? Beh, questa risposta è semplicissima: vincendo. Dovremo vincere spesso e perdere poco, accumulare punti e vincere le promozioni che ci permetteranno di passare da un livello di lega al prossimo. Com'è strutturata una partita e come si fa a vincere? Beh, qui siamo arrivati al nocciolo del discorso. Come si svolgono le partite su League of Legends? Ogni partita inizia con la selezione dei campioni. I campioni sono dei personaggi che si potranno acquistare durante lo svolgimento del gioco. Ogni campione ha abilità e funzioni uniche. Partire da un buon team è già il primo passo verso la vittoria. I campioni si suddividono principalmente in 5 ruoli essenziali. Il tank, cioè il campione che deve reggere più danni, che ha la corazza più resistente e che ha più punti vita di tutti gli altri. Il mago, che ha un danno potenzialmente altissimo ma solo per un singolo giro d'abilità. Il tiratore o AD carry, che ha il danno base più elevato e farà danni incredibili con gli attacchi base. Il supporto, che aiuta il tiratore a sopravvivere, a fare uccisione per potenziarsi il più possibile e porta più utilità che può a tutto il proprio team. E il jungler, che ha il compito di andare in giro per la mappa ad aiutare con attacchi a sorpresa gli alleati che hanno più bisogno. Con questo dovrebbe già essere chiaro che le partite sono strutturate con un sistema 5 contro 5. L'obiettivo per la vittoria è quello di distruggere il Nexus, ovvero la base del nemico. Per fare questo si devono prima distruggere le torri, situate su ogni linea. Ci sono in tutto 3 linee più la giungla. Il tank solitamente sta nella linea superiore, la top lane, il mago in quella centrale, la mid lane, il supporto insieme al tiratore in quella inferiore, la bot lane, e il jungler in giungla. Ogni partita si suddivide in 3 fasi: la laning phase, dove ogni campione resterà nella propria lane, uccidendo i minion per guadagnare oro e livelli in modo da potenziarsi, facendo attenzione a non farsi uccidere dal campione avversario e sfruttando gli errori del proprio avversario stesso per ucciderlo e guadagnare moltissimo oro che risulterà in molti oggetti per potenziarsi. Poi vi è il mid game, fase nella quale la maggior parte dei personaggi sarà già potenziata a buon punto e farà brevi escursioni nelle altre lane per aiutare i propri alleati dove hanno difficoltà. Poi c'è il late game, dove tutti i personaggi dovrebbero avere l'equipaggiamento sviluppato al massimo, quindi essere più potenti che mai, e scatteranno i team fight, ovvero delle lotte che coinvolgono l'intera squadra per uccidere tutto il team avversario ed avere il tempo di buttare giù le torri avversarie rimaste prima che i propri avversari ritornino in vita. Quindi delle battaglie 5 contro 5 dove tutti sono coinvolti. La partita si conclude quando una squadra si arrende o uno dei due Nexus viene distrutto. Ho cercato di spiegarvi il meglio, ma comunque essendo molto breve, lo svolgimento generale del gioco, ma League of Legends è complesso, è molto complesso, è molto strategico e moltissimo dipende dalla propria esperienza. Basta pensare che ci sono più di 110 campioni e che per saperli sfidare è necessario conoscere tutte le loro abilità e tutti i loro punti deboli. Spero di avervi stuzzicato, di aver stuzzicato la vostra curiosità e la vostra fantasia, e che chi non lo conoscesse già scaricherà questo gioco per dargli almeno una possibilità.
In ogni caso, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto, in questo caso mettete un mi piace qui sotto e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale per non perdere video futuri su questo e altri giochi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi, ciao!